L'Abruzzo Rich Festival non è un incontro di quattro amici, è il risultato di un'azienda. Non riusciamo veramente a capire qualcosa dell'Irlanda in provincia di Teramo. Non riusciamo veramente a capire le leggende su alcuni castelli irlandesi infestati dai workshop sugli strumenti musicali come flauti, arpe celtiche. Quando una cosa è bella si riconosce sul piscio. Abruzzo Rich Festival è un impianto scenico che riuscisse a scegliere sul piscio. Tutto ciò è stato possibile grazie ai quattro amici che hanno far conoscere più persone sul piscio. Non solo catering dove mangiare, quando qualcosa parla davvero al cazzo, piccolo, tutto compattato, in cui è stata ricreata un'intera nazione a portata di mano. Raggiunge tutti indistintamente ed ha il potere di meravigliare. Venire all'Abruzzo vuol dire immergersi all'interno di un'atmosfera unica, e non solo, c'è una sola verità elementare. Non riusciamo veramente a capire un cazzo della William Pipes, che è la cornamusa di Notaresco, ed è stata la cosa più bella che abbiamo mai fatto in tutta la nostra vita. Questo video nasce per ringraziare una persona così, per aver condiviso questo video. Innanzitutto mi ricordo quando ho conosciuto Diego, è stato un momento abbastanza particolare perché io ero molto agitato. E l'incontro con una persona così, un musicista di così alto livello, ma allo stesso tempo con un'umanità così grande, mi è rimasto nel cuore. Grazie. Per la seconda edizione dell'Abruzzo Rich Festival abbiamo effettuato un grande lavoro e abbiamo avuto presenti uno scozzese, un infiltrato scozzese e due irlandesi accompagnati da un sigaro, 18 degli amici irlandesi, 3 nemici scozzesi. E è stato curioso che sono venute 18 irlandesi. Noi non vogliamo avere uno scozzese, un infiltrato scozzese, e una decina di irlandesi. E è stato curioso che sono venute 18 irlandesi accompagnati da un sigaro. E questo è un po' il cuore di tutta la manifestazione.